Buongiorno ragazzi, a chi facesse piacere, iscrizione gratis al canale ed attivate la campanellina. Iscrizione gratis e campanellina, se vi fa piacere, altrimenti non siete obbligati. Ragazzi, siamo sotto le feste, pranzi con gli amici, pranzi di lavoro, cene di lavoro. Non bevete prima di mettervi alla guida. Non bevete prima di mettervi alla guida perché per strada ci sono bambini, famiglie, si rischia di fare danno e di farsi togliere la patente. Quindi non bevete prima di mettervi alla guida perché poi qualcuno ci è rimasto male o ci rimane male. Allora, l'Inter è sotto assedio e io quello lo capisco, però ragazzi, cioè per onestà intellettuale bisogna dire una cosa. Stamattina il giornale Rosa fa l'ennesimo commiato a Zhang. Con la coppa in mano, dicendo seconda stella, non mi sembra che questo presidente sia attaccato da tutti i giornali, perché abbiamo un giornale che non fa altro che fare i commiati a questo presidente. Non difende l'Inter quel giornale difende Zhang. Come molti tifosi dell'Inter, secondo me, pensano di difendere l'Inter, ma purtroppo difendono questo presidente. Poi ognuno, ragazzi, vive l'Inter a modo suo. Difende l'Inter a modo suo, perché ti voglio fare un esempio: non siamo un gregge di pecore dove tutti la devono pensare alla stessa maniera, perché se a tutti ci piacessero le stesse cose, se tutti facessero le stesse cose, ci sarebbe una guerra civile giorno dopo giorno. Meno male ci sono tante persone con idee diverse che fortunatamente vivono in un paese libero come l'Italia. Anche se chiunque di voi lavora un socio, perché io come voi smezzo lo stipendio con lo Stato italiano, però la libertà di parola ce l'hanno lasciata. Ma quando si dice che bisogna difendere l'Inter, secondo me bisogna scindere le due cose: difendi Zhang o difendi l'Inter? Perché io da questo presidente non mi sono mai sentito rappresentato. Se poi, ripeto, c'è qualcuno che si sente rappresentato da uno che è inseguito dalle banche, che disconosce una firma, che è sparito da 7 mesi, perché dov'è il presidente dell'Inter? Non lo dice nessuno. Dov'è il presidente dell'Inter? Alla presentazione dello sponsor, dov'era il presidente dell'Inter? Alla presentazione di Pavard, dov'era il presidente dell'Inter? Alla scena di Natale, dov'è il presidente dell'Inter? Questo non lo scrive nessuno e non è vero che la stampa ci dà contro, perché in un paese normale, in un paese che si possa definire tale, in un paese civilizzato, un giornalista sportivo va da Marotta e gli dici: mi spieghi come può un nullatenente fare il presidente di una società di calcio accumulando debiti e non facendo conferimenti di capitale da 3 anni e mezzo? Come cazzo fa questo a fare il presidente? Ma perché l'Inter non è più di Zhang, l'Inter è dello Stato cinese e l'Inter è gestita sotto regime cinese e a me questa roba mi fa schifo, ma questo non vuol dire che io non sia tifoso dell'Inter, perché ognuno difende l'Inter a modo suo. Ti faccio un esempio: magari per me difendere l'Inter è cercare di allontanare il prima possibile Zhang nel mio piccolo, come andando allo stadio facendo uno striscione, vattene. Ma perché chi contestava Pellegrini e Moratti, che sono anche tanti di voi che difendono Zhang, non volevano bene all'Inter? Io non mi permetto di dire questo. Chi contestava Moratti e Pellegrini non voleva bene all'Inter? No, ognuno vuole bene all'Inter a modo suo. Per dirti, per me Zhang è il male dell'Inter, perché vincere non è l'unica cosa che conta. A parte, devi anche calcolare quanto ti sono costate queste vittorie, perché ora il bilancio dell'Inter è pubblico e con Effenberg la settimana prossima, numeri alla mano, lo commenteremo e vedrete quanti debiti all'Inter. Quindi, quanti debiti sono stati accumulati perché questo non si è tolto dai coglioni prima? Perché i gobbi che ci stanno sui coglioni a tutti, a meno Agnelli lo hanno fatto dimettere. Qui non c'è nessuno che gli ha detto a Zhang devi uscire come presidente. Perché all'Inter ci sono delle cose che non sono mai successe, questo bisogna dirlo. È uno schifo, per quello siamo anche sotto attacco. Poi, se i primi a non rispondere sono loro, perché devo rispondere io? Se i primi a farsi infamare sono loro, non parla nessuno. Ma secondo te perché non parla nessuno? Perché non parla nessuno? Perché non contrattaccano? Perché gli conviene stare zitti con un presidente del genere? Nessuna squadra di calcio può stare in piedi con una situazione debitoria come abbiamo noi. Parliamoci sinceramente, ragazzi. Tengono in piedi noi, e la Juve e anche il Milan, perché sennò il calcio italiano chi lo guarda? Ma parliamoci sinceramente. Diciamoci le cose come le stanno, senza starci a girare troppo intorno. Ma di cosa ragioni?
Io tifo l'Inter, non tifo Zhang. E io mi dissocio da un personaggio di genere. A me non mi sta bene che questo personaggio faccia parte dell'Inter, capito? Perché inquina l'Inter. Questo inquina l'Inter. Poi a tutti gli altri canali dell'Inter, non permettete a questi disagiati di offendere le famiglie dietro una telecamera, perché c'è qualche disagiato che urla dietro una telecamera, che difende Zhang, che può difendere chi gli pare, ma fermate questi disagiati, lo dico ai canali storici dell'Inter, fermate su YouTube questi disagiati che parlano di Inter, che parlano di famiglie e minacciano dietro una telecamera, che ti dicono so dove abita. Fermate questi disagiati, perché YouTube purtroppo non li ferma. Quindi tutto questo per dire, ognuno difende l'Inter a modo suo. Per un tifoso difende l'Inter, l'Inter vuol dire attaccare Zhang. Per un altro difende l'Inter vuol dire far finta di nulla, di una situazione vergognosa come quella che attualmente abbiamo noi con il presidente, che non, presidente per modo di dire, perché il presidente dell'Inter è Marotta, non è nemmeno più Zhang. Parliamoci chiaro, è Marotta, sta gestendo tutto, ma risulta ancora il presidente Steven Zhang. Ognuno tifa e difende a modo suo. Ripeto, ma parte tutto dalla base. Ma se questi stanno zitti, sono gestiti sotto regime cinese, mi devo rompere i coglioni io e difenderla con chi? Cioè, quando ci dicono che siamo tecnicamente falliti, io cosa posso dire secondo te? Che non è vero? Quando c'è un presidente che disconosce una firma, io cosa posso dire da interista? La posso difendere sui campo, ma con un personaggio di genere, cosa difendo io? Cosa c'ho da difendere? Perché ci siamo sempre contraddistinti? Perché l'Inter è uno stile di vita, l'Inter fa parte di una certa scaletta dei valori, con questo qui è andato a puttane tutto, di cosa ragioniamo? Cosa c'è da difendere uno in quella maniera e scappa alle banche? Cosa difendi? Difendiamo la squadra, i giocatori, ma io questo l'ho detto anche ieri, siamo forti, stiamo facendo bene, quello lì ha fatto una squadra intascandosi soldi, tra un po' non si tasca nulla. La squadra è zero per il terzo anno di fila, a gennaio non puoi fare mercato. Questi ragazzi stanno facendo anche troppo. Perché? Perché ci sono 14-15 giocatori buoni, il resto sono solo nomi scritti su un foglio, giocatori che non servono a nulla. Quindi ognuno difende l'Inter a modo suo, però bisogna essere onesti, nessun giornale è contro di noi. Perché nessuno è andato da Marotta ed è lì che fa comodo Marotta. Marotta fa comodo soprattutto in quelle cose lì. Nessuno va da Marotta e gli chiede: mi spieghi come può un nullatenente fare presidente dell'Inter? Questa domanda in qualsiasi altro paese normale o civilizzato l'avrebbero fatta, mentre in Italia non la fanno. Anzi, c'è il giornale Rosa stamattina fa il commiato a Zhang. Quindi di cosa ragioniamo? Ciao, Inter.